2022 il mio giardino italiano privato, buona risoluzione. Buongiorno a tutti quanti, Dio ci benedica. Oggi volevo fare questo filmato del mio giardino di quest'anno 26 maggio 2022, quello che il Signore in questo momento ci ha già dato in quest'anno, che la gloria del Signore sia sempre in eterno. Che Dio benedica tutta l'umanità di non abbandonarsi mai, perché Dio dà sempre una possibilità a chi ha fede a Dio attraverso Gesù, e questo è un grandioso miracolo che Dio fa a chi veramente sta seguendo la sua parola per la gloria sua e la gloria del suo Figlio. Gesù Cristo, quello che vi chiedo di non abbandonarvi mai: quando avete qualcosa, inginocchiatevi e pregate Gesù, mettendo tutto ai piedi di Gesù, e Gesù provvederà a portare tutto a nostro Padre Celeste, Dio d'amore. E con questo voglio ringraziare il Signore per quel che Lui ha fatto in questi lunghi anni della nostra vita e nella nostra casa. Venite dietro alla preghiera. Padre Santo, Dio d'amore, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, oggi vogliamo venire a te attraverso tuo Figlio Gesù Cristo e i suoi piedi. Con tanto onore e gloria in maestà per tutto quello che tu hai fatto e che farai in questi giorni attraverso tutto quello che tu vorrai. Grazie Padre, grazie per questo nuovo giorno. Grazie per l'amore. Grazie per la salute e grazie per la prosperità che tu darai sia a me, alla mia casa, la mia famiglia e tutto il mondo intero. Signore, metto tutto nelle mani del tuo Figliolo Gesù Cristo con gioia e con amore, sapendo e sicuro che Gesù oggi trasporterà immediatamente ogni cosa a te. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu lo hai benedetto in eterno. Amen. Bene cari, nella grazia adesso vi farò vedere il mio giardino. Che Dio ci benedica. Adesso ve lo faccio vedere globalmente tutti i giardini uno per uno. Questi giardini sono una valle meravigliosa. In questo momento vedete che ci sono dei filagni di piselli, filagni di
Acce sedano alberi sparsi di ciliegio che stanno portando molto frutto, alberi pruno, pere, mele. Questa è la famosa baracca presentata 3 volte altre baracche, il gioco dei bambini. Ecco, ci sono anche gli altri giardini. Vi faccio vedere altre baracche. Ogni lotto c'è la sua baracca, questi piselli che stanno fiorendo portano frutto, vi invito a venire a trovarmi per assaporare questi frutti, verdura eccetera, sono bellissimi, io ho tanta gioia nel cuore vedendoli, soltanto vedendo la media del mio cuore, vedete quando ce ne stanno, questa un albero di pruno, questi sono zar che stanno facendo il seme, queste sono le famose ciliegie regina, stanno maturando, sì, già alcuni stanno maturando, sì, sta avendo del rosso, vedete, tra qualche settimana due incomincerò a mangiare, si vedono moltissime fatti rossi, queste sono tutte fave, fagiolino, vedete quando ce n'è tutto fagiolino, questo albero di pruno, queste acce sedano, questo albero di fico, vedete ho anche le fico, quelle nere e quelle bianche. Che ve li farò vedere grazie al Padre Celeste, il mio Dio, queste sono fave. Perché un albero di ciliegio, vedete, il Signore mi ha dato tutte le qualità, questo e quello un po' piccolino, ma sta portando anche frutto, tutto alla gloria di Dio. Questi sono mele, pere, questo è un filagno di ceci. Questa albero grande e di noce grande, vedete come grande è, circa 25 o 30 metri alto massimo, ci sono noce per tutti gratuiti, venite e troverete anche per voi, vedete questi bastoncini piantate e segno che sono seminati. Piselli, fave, ciceri, lattù, che cavoli, sparacello, zarche e dovrebbero uscire tra pochi giorni, massimo una settimana ci sarà la nuova produzione perché ha piovuto. Adesso abbiamo avuto una grande siccità, adesso ci ha dato questa possibilità che caduta la pioggia ha piovuto in questa settimana e tra ogni bastone che c'è messo e seminato. Vedete tutti questi bastoncini che vedete tutte le buche seminate che uscirà qualcosa Dio volendo, anche qui abbiamo fagiolino, è uscito questa settimana. Questo è albero di fico, questo è fico nera anche, che piccolino.
ma nei prossimi anni porteranno frutto Dio volendo. Qui è seminato tutto, lo vedete tutti questi bastoncini, che dovrebbe uscire questa settimana. Ha piovuto, è caduta la pioggia benedetta da Dio, quello è un albero di olive. C'ho anche olivo e piccolino. Qui le fave sono già affacciate e fave presto mangerò anche le fave. Queste sono ciceri, questo albero di pruno e albero di pere, le mostrerò più vicino. Ceci, patate e anche le patate. Piselli e patate, albero di pruno, ceci. Queste sono pere, albero di pere, vedete che il frutto è in maturazione perfetta e ci sono altri alberi. Altri giardini vi mostro, albero di pruno, cipolla. Carote, queste carote fiori. Quanti fiori vedete, quanti cipolli. Patate. Questa zona verde. Tomati. Pomodori. Questo che mostro, lo vedete, ve li do a tutti in regalo, ne stappo uno, faccio vedere radici di tutte le qualità in maturazione. Ecco, vedete come grande, ce ne sono di diversi tipi, perché radici, quella bianca, come crescono con amore più grande, per quello che chiedo a Dio che vanno affacciando questo albero di fico bianco, fave diversi, fico di colori albarelli. Uno albero di ciliegie, vedete che anche i frutti quest'anno hanno portato tutti frutto, gli alberi che piantato diversi anni fa, vi faccio vedere con più da vicino, perfetto, e albero pruno giallo anche frutto. Questo è pruno dolce bianco, sono tutti in produzione, fave tutto alla gloria di Dio che ci sono, insalate, patate poco, purtroppo andranno perduti. Ce ne ho una marea. Una marea proprio, ce n'è dappertutto. Queste sono tutti uguali, tutto questa zona farò il seme di radici che si può fare. Ma se siete nei dintorni avvicinate posso offrire gratuitamente. Ecco, c'ho anche alla cocuzza lunga per fare la pasta, si fa la pasta a spezzatino. Ecco, questo è tutto seminato, dove si tutti questi bastoncini devono uscire, fave, piselli. Tutto ciceri. Tutto seminato, settimana prossima escono fuori perché ha piovuto, ciceri, carote, queste dopo cucuzza. Carche. Fave. Fave.
fave, 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 tomati, pomodori, 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 cipolla, fave, fave, fave. Anche pure qui dove ci sediamo all'ombra quando fa caldo, fave, cipolle stanno ingrossando la lunga fave. Fave, fave, lunga grande padre, grazie. Ciò anche i finocchi selvatici, fave quasi matura. Fave, 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 qui ho i finocchi selvatici. Fave, qui ho fave, fave, fave. Lattuge, patate, fave, 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 origano, anche l'origano non mi manca niente perché io prego il Signore di ciò che ho bisogno e Lui mi dà tutto, Lui mi dà la mia forza, qui ce ne fave, 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 albero di cutugno, questa albero di cutugno, se dovete fare la marmellata, io non ne uso marmellata, ve li regalo a tutti, potete venire qui a fare la marmellata a settembre, questo è albero di pruno grande, cucuzza, zucchini, albero di bruno, cucuzza, zucchine, acce, sedano, petrosino. Queste sono mele, albero di mele, stanno diventando rosse, grazie Signore ci sta benedicendo, vedete come carico anche che piccolino e carichissimo di mele. Gloria di Dio, fave grande, fave, fave. Questo grande albero è un albero di pruno, quello settembrino, quelle lunghe, vedete, potete venire a mangiare. Potete venire, ve li do gratuitamente, Dio me li dà e io li do la gloria a Gesù. La penombra, quando c'è il sole forte, questo albero ci ripara dal sole, questa è cicoria per mantenere gli intestini buoni e puliti. Queste sono cocuzza lunghe, queste acce sono i meloni, poi li mangerò, petrosino e peperoncino, fave, fagiolino. Fagiolino lungo, fave, cicoria. Albero di ciliegie grande, vedete come grande, grande albero di pesche, cicoria. Fave. Ciliegio. Stanno maturando patate, gioco dei bambini. Queste sono le pesche, vedete come è caricato quest'anno, ho promesso di farci il lavaggio con insetticide adeguate per tutti gli insetti, ogni settimana sembra che stanno maturando perfettamente bene. Sperando che nessuno li disturba in tetto o altro.
Questo albero è di mele, qui un albero di pruno, qui il raccoglimento dell'acqua dal tetto. È un paradiso terrestre, albero di Bruno Piselli. Tomate, pomodori, patate, pomodori, patate, cocuzza, giochini per giocare i bambini, pomodori, tomate, ciliegie. Guardate com'è grande questo albero di ciliegie, quando ce ne sono per mangiare, gloria di Dio e Gesù. Pesche, cucuzza, zucchine, fave. Guardate quando ce ne sono ciliegie, alleluia, gloria al Signore. Qui vicino un albero grandissimo di ciliegie, ce sono due, uno dolce e c'è la marema. Si vede questo piccolino di, guardate, marema, ma è molto caricata. Chi soffre di diabete ne può mangiare benissimo, tanto solchi e filagni di patate. Questo albero che caricato a marema, piccolino invece questo grande albero e ciliegia caricato che fa paura. Gloria al Signore, alleluia, Signore che caricato a tempesta, gloria al Signore, alleluia. Giardino pomodori, albero di pere, il Signor ci sta benedicendo, gloria al Padre. Fave, zucchini, fave. Fave, albero di fico, vedete fico nera adigia i frutti di fico. Pomate, 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 patate, noci. Finocchi, anche il prezzemolo, qui quanti bei alberi il Signore ci ha benedetto quest'anno, sarà la siccità. Guardate queste pesche, sono già belle grosse, bellissime, guardate che sono grossi, il Signore ci ha benedetti. Questa sarà stata la siccità, magari, e che gli alberi ci soffrono quando c'è molta acqua, che piove troppo, si ammalano. Comunque non possiamo dire niente, perché durante la siccità è brutto e molta pioggia è anche brutto. Ma il Signore sicuramente ci benedirà ancora più migliore nei prossimi anni. Queste sono ciliegie, gloria di Dio. Grazie, grazie mio Dio. Grazie Gesù. Grazie per ogni cosa che fai per noi tuoi figlioli, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo per tutta l'eternità. Pomate, zucchine, peperoncino, tomate, rampicanti, tomate, fagiolino.
faveto meita albero di ciliegie gloria al Signore albero di pruno settembrino lungo e caricato meraviglioso gloria a Dio. Pomodori, patate. Migliori pomodori per questi pomodori sono quelli ingannati rampicanti in alto pruno settembrino. Melanzane. Peperoncino peperoni mele. Patate. Zucchina. Pomodori. Fave. Gioco per giocare i bambini fave. Zucchine. Pomodori. Albero di pesca grandissimo caricato grande albero di ciliegie grandissimo meraviglioso mi farò mangiate che mi diverto questo albero di pruno quello giallo dolce guardate anche questo albero di dolce giallo albero di pere zucchine. La sua proteggendo nel caldo in questi giorni. Tomate. Tomate zucchina quella lunga patate. Cipolle viene patate. Carote e patate. Pomodori. Tomate. Fave. Pomodori albero pruno settembrino come caricato gloria di Dio domani o domenica devo fare il lavaggio dappertutto ogni settimana faccio lavaggio in tutti i giardini. Ecco questo albero anche di pruno, ecco uno, queste fico. Quella nera. Albero di pruno, albero di pruno, albero di pruno caricato e grande ciliegie. Mele. Gioco dei bambini. Queste sono pere meravigliose e sono tutti in maturazione che grande e quando ce ne sono. Posso saziarmi dopo tutta la gloria va a Dio e Gesù pruno. Albero di pruno questo albero e di pesche guardate che caricato ho anche l'uva. Ciliegie. Fave questo mele. Bellissimo gloria di Dio broccoli. Fave. Pomodori tengo la salvia più zucchina lunga alla gloria e gloria al Signore. Ci ha benedetti adesso voglio pregare per ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi. Padre Santo d'amore in nome di Cristo Gesù voglio ringraziarti e benedirti di più voglio benedirti per tutto quello che tu hai fatto ancora oggi per tutti noi benedici tutta l'umanità Padre fai che ogni ammalato possa guarire. Fai che ogni ammalato possa trovare grazia e forza di essere assistito da te.
Padre, grazie Padre ancora che puoi svegliare a tutti quelli che sono in coma e dargli la possibilità di guarire e di essere ancora piene di vitalità. Grazie Padre per questo che tu fai, ti ringraziamo Padre nel nome di Cristo Gesù che tu hai benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Ora giro la camera, cari, nella grazia di Dio e di Gesù. Oggi vi ho mostrato ciò che Signore ha dato ai Suoi figlioli. Chi lo prega, Dio gli dà possibilità di essere santificato e sostenuto nella grazia sua, nella grazia del suo Figlio Gesù Cristo. Questa è una grande gioia per me oggi, dirvi inginocchiatevi alla presenza del suo figliolo Gesù perché potete usufruire di tutto quello che il Signore vi darà. Adesso mi sono seduto e voglio dare alcune informazioni globali, informazioni che potrebbero aiutarvi. Io ho un sito internet e che nominato ed è famoso, si chiama www.gesulalucedelmondo.it. Digitando questo sito voi troverete tutto quel materiale che avete bisogno per evolversi in Cristo Gesù, per guarire, per essere sanato. Non perché questo sito è mio, ma è guidata dallo Spirito di Dio e di Gesù. Io sono uno strumento nelle mani di Dio e di Gesù, tanto che mi ha nominato servo dell'Eterno. Questo nome meraviglioso, ne sono fiero di essere un servo dell'Eterno. Invio altre informazioni entrando nel mio sito. Troverete nel primo link la foto di un GIF che si aprono moltissime foto della chiropratica Reinheim Darmstadt, tra cui la dirigo io personalmente questo link, e si tratta di chiropratica digital, pressione, rilassamento muscolare e mentale, anche di artrosi cervicale, ernia a disco lombare e di qualsiasi genere che l'uomo ha in difficoltà nel corpo e nella mente, psicologica e spirituale cristiana. Tutto è gratuito. Può telefonarmi o scrivermi in WhatsApp, prendere un appuntamento, anche che in distanza può venire, e provvederò con l'aiuto del Signore di fargli alcune terapie che ha di bisogno, e dico che già dal primo inizio della terapia avviene un miglioramento globale, si avverte già un inizio di beneficio, e proseguendo troverete la salute.
Io ho messo alcuni video nella pagina per poter poi capire ciò che sto cercando di inserire nei vostri cervelli e le vostre menti e nel vostro essere in più. Un'altra informazione: tutto questo che vi sto dicendo è tutto gratuito. Si richiede soltanto alla fine di ogni seduta di ogni beneficio un'offerta click e mi ti mostrerò http://www.gesulalucedelmondo.it/chiropratica-reinheim-darmstadt-troverai-la-salute.eitm come ti aiuterò e ti darò la possibilità di diventare protagonista personale. Se ti senti aiutato, guarito, assistito dallo Spirito di Dio di tutto quello che hai assaporato, sentiti libero di offrire un'offerta gradita a Dio. C'è il link sotto, cliccaci e copia il testo per il banco per donazioni alla missione Angelo Piccone per la costruzione della nuova clinica ove tutto è gratuito. Amen. http://www.gesulalucedelmondo.it/biglietto-visita-contratti-numero.htm e troverai le tue risposte a tutto perché Gesù sarà a tuo fianco in eterno. Donazioni per la nuova costruzione della clinica medica cristiana ove tutto sarà gratuito, vi sarà chiesto solo offerte volontari. Intestare Angelo Piccone, scrivere donazioni. IBAN DE 11 5.086 3.513 0004 3.895 49. E per estero della Germania a utilizzare il BIC Genode 51 MIC Nome Bank Volksbank Odenwald. Dio vi benedirà a tutti. Amen. Shalom. http://www.gesulalucedelmondo.it/1-tutte-foto/pulsanti08.gif http://www
www.gesulaluce.gif My email angelopiconelicata@yahoo.it Telefono Angelo Piccone WhatsApp 0049 177 18 38 057 Preghiera guarigioni operazioni con digital ago pressione a distanza con la webcam Skype più vicini a Gesù Angelo Piccone installati Skype e mi aggiungi. Connettiamoci.